Buongiorno ragazzi, bentornati a un nuovo episodio di Transport Fever, qui Mike senza nome. Quest'oggi iniziamo subito pompando alla grande il trenino questo del benzinaio. Allora, intanto gli diamo un bel po' di vagoncini in più. Possiamo vendere la class 218 perché abbiamo delle locomotive nuove, la class 185 e la 246. Una addirittura 1.082.000 di manutenzione contro 1.07, quindi vabbè, poco o niente, cambia. Ma questa è una locomotiva diesel, la 246 è una locomotiva diesel e viene 869.000 all'anno contro l'elettrica che vale 1.082.000 all'anno. Considerando che non c'è neanche un po' di pendenza e niente, direi che possiamo prenderci anche questa diesel, sinceramente. Affanculo il pianeta, inquiniamo tutto e via questa. Compriamo la 246 e vediamola subito in azione con una nuova potenza. Allora, e come cavolo si chiama la linea qua? Trasporto petrolio grezzo, eccola qua. Ok, una locomotiva diesel. Quello che non ho considerato invece è che la 218 ha 3399 e 3400 cavalli, mentre questa ne ha solo 2700. Ma tecnicamente arriva a una velocità superiore e quindi vediamo un po' come se la cava. Se no ci piazziamo la sorella maggiore, la 185, e buonanotte al clero. Avevo anche segnalato ai produttori del gioco il fatto che quando un treno si blocca non riceviamo alcun tipo di avviso, e che è una rottura di balle, perché come avete visto nella scorsa puntata il treno tutta la mappa era completamente inchiodato. E oddio, altri mezzi? Siamo nel 2001, che succede? Il B56 Cobra, un tram, ok? Direi che è il caso di potenziare il TGV Nord, che sta guadagnando abbastanza ma non a sufficienza, nel senso che potrebbe pompare ancora di più. Vediamo un attimo, 674.000, quanti scendono su 110? 80, mamma mia. E la linea qua, tutta la mappa, si sta sviluppando abbastanza bene. Compaiono i primi grattacieli a Hereford. Hereford, come sta Hereford? Non sto facendo niente se non il trasporto delle persone a Hereford, per quanto vedo. Quindi sì, occupiamoci di questa dannatissima linea, che è l'acciaieria qua che mi sta facendo impazzire. Vi chiederete perché ho fatto questi binari extra in più, così tanto per. Ma in realtà non sono tanto per. In realtà lo slag, che non sono altro che scorie praticamente del prodotto, e sono un altro prodotto, quindi stimola ancora di più la produzione di qualunque cosa, mi serve in questo punto preciso per portarci della pietra e poi farci materiali di costruzione. Quindi usa le scorie, la pietra, e ci fa materiali di costruzione, il che ci va benissimo, ci va benissimo. Bogfax Lake è lì, non ce ne frega niente di Bogfax Lake. Possiamo potenziare o Air Shilton o Thorn. E io credo che punterò su Thorn. Ho un'altra linea qua apposta per appunto portare le merci in città. Vediamo un attimo se sono nella zona industriale. Insomma, non più di tanto. Quindi ci farò un terminal apposta per questo trasporto. Ma iniziamo con ordine. Con i miei 159 milioni, e me ne vanto, posso andare qua. Prima di tutto facciamoci un terminal cargo. Benissimo. Adesso scusate, ripigliati la tua strada. Quando c'ho i soldi posso fare quello che voglio. E questo è il bello. Sono meglio di Trump. Quel farabutto di Trump. Allora, sarebbe più bello se questo bel pisello. No, sarebbe più bello, stavo dicendo, se questo ragazzino si collegasse lì invece che al binario più esterno. Perché dal binario più esterno io prendo questa. E che mi prende per il culo? Terrain alignment collision. Construction non possible. Per quale ragione? Cioè, mi tocca ricorrere a questi trucchetti da 4 soldi per fare costruzioni. Fino a qua abbiamo seguito lui. Da qua in poi dobbiamo staccarci qua in curva, possibilmente. Ma i 54 non ci piacciono.
ci attacchiamo paralleli a quest'altro tizio. Così, guarda che bello, guarda che bello. E qua penso che ci staccheremo ulteriormente, perché dobbiamo andare lassù sulla collina noi. Ok, abbiamo fatto questa piroetta nel tentativo di riuscire a arrivare lassù. E adesso, per non saperne scrivere, prendiamo ovviamente uno dei soliti trenini del Kaken, che probabilmente lo facciamo partire da un depot al casualmente casuale qua da qualche parte in mezzo ai campi, che non ha alcun senso, tipo da qua. Compriamo un treno, dato che qua siamo in salita, prendiamo questo potente. E cosa dobbiamo trasportare? Slag. Ci facciamo una nuova linea che andrà dall'acciaieria al coso qua. Sarà color blu e sarà trasporto slag. Fantastico. Non c'è neanche bisogno che gli dica che strada deve seguire, perché la strada è una sola. E sì, Mike senza nome più o meno si capisce, ma il modello non è dei migliori. 151 milioni, ragazzi, 151 milioni. La linea Nord a Hailstone sta superando ufficialmente i 100 passeggeri che aspettano. È incredibile. Ne rimangono 65. C'è bisogno di più spazio su questo trenino, ragazzi. C'è bisogno di più spazio sul trenino. Assolutamente. Piccolo uccello prende il volo. Piccolo uccello è 18 persone in totale. Non è che sono un gran numero, a dire la verità, nel trasporto aereo. Ma guardate qua che roba. 300 barili. Come te la stai cavando? 7 milioni l'anno scorso. Direi che è più che bene. Quando c'è la produzione, d'altronde si fanno grandi numeri. Linea oil e fuel. Trasporto carburante. Trasporto carburante qua come sta andando? Ci siamo quasi per fare profitto. Quasi. Basingstoke. Buono, il 50% li stanno rifornendo. La popolazione invece non è contenta. Qualche avviso? Nessun avviso. Vediamo un po' i mezzi come sono messi. La nave numero 3. Tempo che ci dia un taglio. Oddio, quanto è lenta. Vabbè, vaffanbrodo, vai al deposito. Treno numero 8. Che trasporta ferro e va a vuoto. Fantastico. Perché l'acciaieria mi fa dannare. Oddio, quante finestre, non ci capisco più niente. Poi abbiamo questo veicolo qua, che per qualche ragione non viene sostituito. Ah, ok, perché non c'è mezzo di sostituzione. Ok, ci sta tutto. Prendi questo, sostituiscilo. E c'hai. Allora, sì, potete vedere il trenino dello slag che sta scendendo a gran velocità. Peccato che non riesco a girare la testa in questa inquadratura, perché sarebbe bello vedere come si... Guardate qua, come si incrociano. E ciuf ciuf, tutti insieme. Tecnicamente potevo anche potenziare questo ponte e renderlo ancora più veloce usando quell'altro tizio, quell'altro tipo di ponte. Tecnicamente posso farlo ancora, non è che c'è qualcosa che me lo impedisce. Io ho finestre su finestre su finestre, questo lo mettiamo là. La nave numero 3 finalmente ufficialmente è al deposito e direi che la posso anche vendere. Mi ha dato 72.000 sulla nave, pensa te. E possiamo prenderci qualcosa che magari vada un pelo più veloce. Zurich, c'è un'altra nave che si chiama Zurigo praticamente. Ah sì, prendiamo Zurigo, passiamo alla solita, alla prossima nave scrausa che ci possiamo trovare, che è Zurigo. Dai bello mio, dai che adesso ti svegli un po' fuori. Eccolo qua, produzione potenziale 58. Per evitare di fare casini come l'altra volta, è il caso di iniziare subito a potenziare l'industria. Quindi qua abbiamo bisogno di pietra fin da subito. Quindi qua dalla quarry ci facciamo la nostra bella stazione di nuovo. Stazione cargo. Cargo. Tecnicamente a una linea ci va bene.
E sbam! Anche un'altra linea è stata fatta. È stata fatta anche questa linea. Adesso riportiamo ovviamente la pietra. La pietra, dove la pigliamo la pietra? Si entra solo da lì nel deposito. Quindi anche qua non ci facciamo problemi a spese, non badiamo a spese, anzi, guardate, faccio questa cosa qua che ho notato. Vi ricordate che vi avevo detto che mia mamma gioca a sto gioco? Beh, là abbiamo notato questa cosa semplice, 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 semplice ed efficace. Ci metti il deposito in fondo alla linea qua. Così, voilà, non mi sembra tanto complicato. E poi io comunque non ci arrivavo. E sì, vabbè, misteri della vita. Quindi compriamo una nuova linea, trasporta pietra. Anche questa per non saper leggere e scrivere, gli mettiamo un bel po' di cavalli magari, che ne so. Allora vediamo un po', 1.07 l'anno. Sì, proviamo sempre la classe, sta cosa, la classe economica che trasporta stone, la pietra. 1, 2, 3, 39 pietre trasportiamo. E facciamo una nuova linea che parte da qua e arriva qua. Trasporta pietra, quindi la facciamo bianca. Un nuovo battello, eccolo qua. Si chiama Zurigo questo battello e non mi sembra neanche tanto recente a vederlo così, ma questi sono miei. Oddio santo, il veicolo 26 Lugershall Extra. Lo sostituiamo, ma se lo sostituisci col Volvo 5000, sostituiscilo però. Lo sostituiamo col Volvo 5000 per il semplice fatto che deve farsi il giro sull'autostrada. A proposito di autostrada, ho un'idea per la prossima puntata, una grande idea a dire la verità per la prossima puntata. Sì. Un tempo mi guardavo i mezzi e me li godevo, adesso sono troppo impegnato a guadagnare soldi. Che dolci, guarda, trasporto slag e trasporto pietra si stanno per incontrare. Ciao amico. Mi auguro che regga questo ponte, perché sennò sono cavoli amari. Questa cosa fastidiosa sta passando. Sta viaggiando per mare. Fantastico, ottimo lavoro. Qui abbiamo il TGV. No, questo non è il TGV, questo è il trenino veloce che fa tra i paesini avanti e indietro. Dove è finito il TGV? TGV, dov'è? Nome TGV Nord. Sta arrivando a Hellstone. Mamma mia, ho delle altre idee per la prossima puntata, ma adesso devo concentrarmi su trasportare via il prodotto finito da qua. Dove cavolo è? Da qua. I mattoni li devo portare. Devo portarli a qualche parte, se no qua inizia subito, si intasa subito la linea. E direi che un buon posto dove poterle portare è Thorn. E lo farò nella prossima puntata. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati qua con me. Sono Mike Senza Nome e ci vediamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate ragazzi, mostrate un po' di amore a questa serie. Io vi ringrazio di tutto e se non siete iscritti iscrivetevi. Ogni giorno episodi nuovi alle ore 14. Se volete aiutarmi usate il link in descrizione per acquistare dei giochi. E ci vediamo prossimamente. Mike Senza Nome, passo e chiudo. Ciao.